Amiche ed amici di Sport in Oro, buonasera dal campo Angelo Sale della Dispoli, ben ritrovati da Riccardo Selvi, Rettore Rossi. È la quinta giornata del girone G di Serie D, questo è l'anticipo tra la Dispoli e Sassari Latte Dolce. La squadra di casa deve assolutamente invertire il trend casalingo, che ha visto la squadra di Bosco uscire per due volte sconfitta contro Avellino e Lanusei, e paradossalmente invece è ancora imbattuta in trasferta con 4 punti, una vittoria e un pareggio sui campi di Fregene e Civita Castellana. Dalla parte opposta invece il Sassari Latte Dolce con 2 vittorie e un pareggio nelle prime 4 giornate, nell'ultimo turno invece la sconfitta interna contro il Latina, che ha un po' rimesso in discussione il buon avvio di campionato. Ha fischiato il direttore di gara, è cominciata la Dispoli Sassari Latte Dolce. Mastro Donato va con il mancino in area di rigore, poi il liscio da parte dei bianchi, si coordina, sganga, anzi la finta, ancora sganga in area di rigore, sganga col sinistro, il vantaggio della Dispoli, 9 minuti sul cronometro, la sblocca la squadra di Bosco, gran gol, quindi sganga, buona la finta con il destro e poi il mancino ad incrociare sul secondo palo, la Dispoli 1, Sassari Latte Dolce 0, curano la nostra visuale, occhio al cross, in area di rigore, qui chiedono il calcio di rigore e c'è il penalty. Palmas contro Salvato, va il numero 11, la para Salvato, il grandissimo intervento del numero 1 di casa che la mette in calcio d'angolo, si salva il Dispoli, occhio al calcio d'angolo però. Ai 25 metri può andare con il destro sul secondo palo, qui Bianchi cerca invece la conclusione in porta, alta sopra la traversa della porta difesa da Salvato. Riesce a tenere ancora il pallone, cross interessante sul secondo palo, altro colpo di testa di Carboni sul fondo. Preferisce andare a sinistra dalle parti di Palmas. Bianchi, attenzione a Palmas che si accentra con il destro, conclusione insidiosa. Marcangeli, Bianchi, uno sguardo in area di rigore, cerca il cross deviato, sfera che arriva dalle parti di Salvato, poi Mastro Donato in copertura, qui rischia l'autogol clamoroso. Mastro Donato la mette nella propria porta, intervento scomposto qui del numero 3 della Dispoli, il pareggio al 45esimo dopo un buon avvio di ripresa della Dispoli. Tanto attenzione, bruttissimo passaggio all'indietro, Salvato in difficoltà, qui regala il pallone a Sartor Carmigna, il salvataggio sulla linea di Leone. Ganga l'imbucata verso Cardella, posizione regolare, Cardella qui trattenuto, non fischia il fallo, episodio assolutamente da rivedere. Cerca la verticale verso Sartor Carmigna, buona la sponda con il petto verso Palmas, cerca il destro Palmas, pallone largo di un soffio, occasione Sassari, fischia Vogliacco, parte Cabecce in area di rigore, la traversa scheggiata dal numero 4 del Sassari Latte Dolce a scontrarsi, poi l'intervento di De Fato regolare, Cardella allarga per il mancino tentato con coraggio da Manuele Sganga, pallone fuori, pallone dentro, Sartor Carmigna tallonato da Gallitano, la girata, attenzione sul secondo palo, non arriva a scano di un soffio, arriva in questo istante il triplice fischio, termina 1-1 l'anticipo della quinta giornata all'Angelo Sale tra la Dispoli e Sassari Latte Dolce, le reti entrambe nel primo tempo con Sganga che apre le danze al nono, il pareggio su autogol di Mastro Donato al 45esimo, in mezzo il rigore parato da Salvato.